Siamo con il presidente del Parco regionale del Matese, Agostino Navarra, e a, diciamo, 3 mesi dalla sua nomina proviamo a fare un breve bilancio. Innanzitutto, quando sarà Parco nazionale del Matese? Per i bilanci, diciamo, è ancora un po' prestino, però stiamo lavorando in maniera incessante affinché si raggiungano una serie di obiettivi, soprattutto obiettivi ritenuti strategici per quelli che sono gli operatori del territorio, i soggetti che vivono nel territorio del parco, perché ci siamo prefissati un obiettivo, subito, un obiettivo immediato da dover raggiungere, quello di dover ricollegare un po' tutta la comunità del parco al parco stesso, per fare in modo che si torni a vivere il parco e ci sia una presenza continua di persone che rappresentano varie categorie della società, a Perché partire. questo rallentamento, una trasformazione da parco regionale a parco nazionale? C'è cioè un fatto politico, un fatto burocratico? Il Parco Nazionale e il Parco Regionale sono due binari completamente distinti, quindi per quanto concerne l'iter avviato in questi anni è stato concluso in buona parte. Ora c'è una fase istruttoria che è al vaglio del Ministero competente e penso che in tempi abbastanza celeri si pronuncerà. Poi sulle scadenze ad oggi non possiamo definire una data certa, però ormai l'iter è a buon punto. Non coinvolge soltanto i 20 comuni del nostro territorio del parco, ma bensì altri comuni che si vanno ad annettere a quella che è la nuova figura nascente, che è quella del Parco Nazionale del Matese. Qual è stato il problema più grande, più difficile da superare quando si è appena insediato? La problematica più grossa è quella di dover creare una continuità amministrativa e dover dar vita ad un ente che è quasi in dismissione per il passaggio a nazionale. Però noi abbiamo l'obbligo, finché l'ente parco regionale esiste, di continuare ad operare nell'ambito del territorio di I appartenenza. suoi obiettivi immediati. I miei obiettivi immediati sono quelli là di cercare di creare l'indotto del parco affinché veramente il parco sia a supporto di quello che è il territorio, ma nel contempo cercare di preservare e tutelare la flora, la fauna, gli habitat che sono in esso presenti. Non è facile garantire che tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che è stato preservato negli anni si preservi in tal modo e rimanga integro in tali condizioni per le generazioni future. Quindi la prima sfida è questa qui. Un altro importante obiettivo. Uno degli obiettivi da perseguire, da dover raggiungere, è quello di fare in modo che il parco sia a servizio delle comunità e soprattutto dell'intero territorio, perché solo creando un ente che è a servizio dell'intera comunità, dell'intero territorio, possiamo fare in modo che ci sia un'accettazione sia del parco regionale, ma soprattutto del parco nazionale. Problema dei cinghiali e degli equini sul Matese. Il problema dei cinghiali è un problema molto serio, un problema serio che crea non solo danni alle colture degli allevatori, quindi di coloro che sono la parte viva ed economica del nostro territorio, ma sono anche fonte in alcuni momenti anche di incidenti stradali molto pericolosi. Non da ultimo ce n'è stato uno di qualche giorno fa proprio nel comune di San Potito e Gioia. Quindi bisogna intervenire sul controllo della fauna e lo stiamo facendo redigendo un piano di gestione dei cinghiali affinché si arrivi ad una gestione oculata ed oculata di quella parte della fauna che ha un impatto negativo sui nostri territori. Mentre per quanto concerne gli equini, la Regione Campania ha da poco terminato la redazione di quello che è il piano di gestione del sito Natura 2000 che riguarda il parco. Quindi nell'ambito di quel piano di gestione a breve ci saranno novità che riguardano proprio il pascolamento degli equini, proprio per fare in modo che si continui questa tradizione e la si vada ad espletare nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente, ma le limitazioni che si erano prospettate sembrano essere di gran lunga superate. Prossimo appuntamento istituzionale.
prossimo appuntamento istituzionale è quello che abbiamo rinviato per dare vita a una programmazione che sia ricca di contenuti, è quella con i sindaci della comunità del parco, perché ad essi va fatto un report completo di tutto ciò che c'è stato e di tutto ciò che possiamo fare, soprattutto per il bene di tutte le comunità coinvolte nel territorio del parco regionale, in attesa che si arrivi a quello che è il parco nazionale.